Usciamo ora dall'Abruzzo e andiamo a Roma, dove davanti al Ministero dello Sviluppo Economico oggi c'è la manifestazione dei balneatori a seguito dell'annunciata revoca delle concessioni. Andiamo allora in diretta da Paolo Renzetti, che sta seguendo la manifestazione. Buongiorno Paolo, linea a te. Sì, grazie, grazie Giuseppe, buon pomeriggio a te, i nostri telespettatori. Siamo in diretta da Roma, siamo in via Veneto, alle nostre spalle c'è il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico. Nel primo pomeriggio ci sarà la manifestazione dei balneatori arrivati da tutta Italia, stanno giungendo in questi minuti proprio nella capitale. Io sono con Riccardo Padovano, presidente del SIB Abruzzo e presidente anche della Confcommercio di Pescara. Buongiorno Padovano. Buongiorno a tutti e grazie per questa diretta, per far arrivare il messaggio forte in Abruzzo, dove i balneari oggi, 28 di dicembre, sono qui a far valere i propri diritti. Noi cerchiamo di far capire fra un'ora a chi ci deve sostenere che noi non scompariamo. Noi faremo di tutto per difendere le nostre aziende e siamo qui anche nei giorni delle feste. E siamo anche con Domenico Venditti, che è il presidente del SIB Molise. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Siamo venuti anche dal Molise per rappresentare un po' il problema che abbiamo avuto dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha gettato letteralmente in mezzo a una strada oltre 30.000 imprese. Siamo qui perché vogliamo delle risposte chiare dal governo, dal ministro Garavaglia, che ha convocato questo incontro. Non possono gettare decenni e decenni, se non oltre un secolo di storia, direttamente nel cestino di con una legge semplice. Bravo, Padovano, bravo. Ricordiamo che c'è questa sentenza del Consiglio di Stato che proroga le concessioni fino al dicembre del 2023, però ci sono delle avvisaglie che non vi lasciano tranquilli. Ci sono delle avvisaglie, siamo qui per evitare che qualcuno che ha scritto quella sentenza, perché non l'ha scritto il Consiglio di Stato, quella sentenza l'ha scritta una politica che ci vuole fuori. Noi siamo qui per far capire a quella politica di non fare il furbo con noi, perché con noi si fa male, si fa molto male, perché noi rappresentiamo in Abruzzo il PIL più importante del turismo italiano. Attenzione, attenzione, non ci calpestate i piedi, perché noi vi facciamo male! Allora, prima di tornare con Riccardo Padovano e con il suo collega presidente del SIB Abruzzo, noi abbiamo registrato poco fa delle interviste con alcuni balneatori giunti in particolare dalla Sardegna e dalla Puglia. Se la regia è pronta, possiamo andare ad ascoltare e a vedere questi filmati. Da tutta Italia oggi a Roma per protestare, per manifestare dopo la sentenza del Consiglio di Stato, i balneari italiani vogliono giustizia, chiedono garanzie al governo per il futuro. Lei arriva da Brindisi. Sì, noi arriviamo da Brindisi, siamo un bel gruppo e chiediamo garanzie per il nostro futuro, perché le nostre aziende non sono molto grosse, sono aziende a livello familiare, dove magari in uno stabilimento balneare piccolo ci sono uno o due fratelli e si sostentano solamente di quel lavoro. E togliendoci quello, in pratica dovremmo chiedere il reddito di cittadinanza a questo punto. Abbiamo viaggiato, ma non ci pentiamo di nulla, anche perché non potevamo mancare. Non possiamo assolutamente permettere che ci vengano portate via le aziende, e non possiamo assolutamente regalare la nostra costa e il nostro patrimonio ambientale e naturalistico a nessuno. Quindi siamo qui per dire forte che vogliamo salvarci il lavoro, salvare le aziende e salvare la nostra Sardegna, la nostra costa. Io sono qua a nome di tutti, anche quelli che mancano, per lottare contro queste cose. Innanzitutto vogliamo tutelare il nostro lavoro, non chiediamo niente, vogliamo soltanto lavorare, perché noi siamo fatti solo per lavorare. Vogliamo tutelare il nostro lavoro, anche quello dei nostri figli, se è possibile. Riprendiamo la linea in diretta da Roma, c'è anche un rappresentante che arriva dalla Campania. Insomma, voi siete in tanti in Campania, tanti balneatori oggi qui a Roma. Oggi sì, siamo tanti, siamo 1.000 aziende balneari in Campania, oggi rappresentati da me, che sono il presidente del SIB Campania. Gli argomenti saranno tantissimi, però voglio dire una cosa importante. Io vengo dalla provincia di Caserta, una terra riconosciute prevalentemente per la malavita, per la camorra. I camorristi li abbiamo tenuti fuori dagli stabilimenti balneari per 40 anni.
questi li stanno facendo entrare dal portone. Grazie, grazie. Allora, prima di restituire la linea allo studio... di quelle cose che dice dal cuore delle persone che hanno fatto in una realtà dove non c'era nulla, dove ci stava di tutto e sono riuscito a mantenere la legalità. Vogliono fare questo perché ci vogliono mandare via. Sono servi della grande distribuzione e di chi vuole fare le lavanderie sulle spiagge. Questo è il governo! Allora, prima di chiudere, un'ultima battuta con Domenico Venditti, presidente del SIB Molise. Allora, ci sarà questo incontro, sì, insomma, noi... voi siete determinati comunque ad andare avanti? Assolutamente sì, noi saremo qui fino a quando avremo delle risposte. Sono 10 anni che andiamo avanti con una tarantella che non può farci chiudere le nostre aziende dall'oggi al domani. Chiudiamo con Riccardo Padovano, allora cosa possiamo dire in chiusura, Padovano? Che se danno a sta attenti, prima di fare una norma la devono concertare con i sindacati balneari, con Tonino Capacchione che per noi è l'unico rappresentante dei balneari che capisce il problema, l'unico dei presidenti dei balneari che capisce il problema. Date retta a Tonino Capacchione che starà a mediare tra la politica e il governo. Bene, tutto da Roma, dalla sede del MISE, linea che può tornare allo studio.